tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Come potete capire dalle condizioni della mia faccia e anche della mia voce, del mio lessico, potete capire che è mattina, mi sono svegliata mezz'ora fa, sono stata mezz'ora a fissare il vuoto. Comunque il video di oggi sarà un video tortura, perché ho detto, l'ho visto da altre persone, da altri youtuber, non mi ricordo i nomi, però mi pare ci sia anche in America. Ho detto, ma perché non farlo anche non me? Perché non farci? Quindi oggi andrò a fare una challenge 24 ore molto dura. Ossia, vivrò la mia vita in ordine alfabetico. Non che prendo l'alfabeto A e devo fare una cosa con la A durante la mia routine. No, devo prendere la mia routine, quello che faccio durante tutto il giorno, e devo metterla tutta in ordine alfabetico. Quindi io, da brava ragazzo, ho preso il mio quadernino carino e ho scritto prima tutta la mia routine per farvi capire cosa faccio. Schifo. E poi, bellissimo, stortissimo, tutta la routine in ordine alfabetico. La mattina metto la felpa, perché come vedete sono ancora in maniche corte. Guardo Instagram, lavo il viso la domenica perché durante la settimana non ho tempo, faccio colazione, studio, poi mi metto all'editing di qualche nuovo video, pranzo, faccio un paio di TikTok, faccio poi merenda, i compiti, la doccia a fine giornata, poi ceno e guardo un film solitamente. In ordine alfabetico dovrò prima cenare. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, si può anche concludere qui e niente, non posso abbandonarvi, mi sacrificherò per la patria, voglio morire. Fare colazione, la doccia, edito, faccio i compiti, guardo un film a metà pomeriggio, è tipo la morte, guardo Instagram, lavo il viso, faccio la merenda, metto la felpa, pranzo al posto della cena, studio e infine verso le 10-11 stanca morta farò i TikTok. Quindi io prevedo una cosa molto tragica, dovrò fare prima cosa la cena, la mattina ti alzi e vorresti assaporare dei gusti dolci, no, la cena. E direi di andare giù a fare colazione. Anzi, non sarà colazione, ma sarà una colacena. Farò un mix, dato che colazione e cena sono insieme. E bacon, il tonno con i piselli e l'insalata. Sempre con lo stesso sfondo ormai della cucina. Stavo facendo cadere tutta l'insalata e il super bacon, che ovviamente volevo fare con le uova, ma mangerò col tonno e piselli. Prima cosa, che è la più facile, vado a mettere l'insalata nella ciotola dove la... Nella ciotola, sembra un cane. Nella bacinella dove di solito vado a nella bacinella dove deve il cane. Vabbè. Ora, nel mentre in cui vado a cuocere il bacon, faccio andare anche il bollitore. Aia, che è già caldo, perché bevo anche il tè la mattina. Facciamo. Poi dovete sapere che la Nadiona mi insulta sempre perché io il bacon lo faccio carbonizzare, perché a me piace croccantissimo. E niente, adesso un'ora per cuocerlo. Ok, è tutto pronto, devo condire. L'insalata, ho i miei tonno e piselli e il bacon, che quando io dico che lo voglio croccante vuol dire un tocco di legno carbonizzato. La mia tisana alla menta e non so che cosa. Quindi andiamo di insalata. Vabbè dai, cioè non è nulla lì. Tonno e piselli. Hai mangiato un pezzo d'aglio? Senti, io non ci voglio sentirti ruminare, eh? E in tutto ciò, visto perché dobbiamo sposare bene tutti i sapori, camomilla. Che schifo. Finisco la mia colazione e noi ci vediamo dopo. Dopo aver spuzzato tutta la casa e anche i miei capelli, quindi adesso puzzo di bacon. Cosa c'è da fare? La doccia. Grazie. Dovete sapere che io sotto la doccia canto a squarciagola. Diamo il via allo show. Dovete sapere che io sotto la doccia ascolto canzoni tristi e alterno con canzoni tipo pop, rock. Per wow. Buongiorno. La doccia non si scorda mai, sei favolosa. Non è vero! Le labbra! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Non va? No. Non ho messo la musica. No. Facciamo così? Voilà! Woohoo! Guardate.
Mi piacciono un sacco i capelli, poi sono belli piastrati, belli ordinati. Adesso, invece, finiti i capelli, andiamo di là a vedere cosa manca. Edito, sì! Dopo la doccia c'è edito. E adesso mi metterò al computer e editerò. Ok, finito di editare, è arrivato il momento più temuto di tutta la giornata, ossia lo studio. Non ho assolutamente voglia, anche perché ho delle cose abbastanza lunghe, tipo latino e fisica, che un po' mi pesano, e non ho voglia di farle. Vado a fare i compiti. Adesso vado a fare latino. Io dico, ma perché Catullo o persone del genere non potevano farsi una vita semplice senza rompere le scatole a nessuno? È possibile che tutti gli autori si innamorino di poco di buono? Foglie di buona donna, per essere molto carini e cordiali. Catullo, amore mio, 116 poesie d'amore. Che problemi hai? E allora, abbiamo studiato, ora possiamo darci il film. Film guarderò per la decima volta, Orgoglio e Pregiudizio, che ho visto 4 volte in italiano, 4 volte in inglese, una in francese, giusto perché volevo fare un po' qualcosa di diverso, perché voi dovete capire che io sono ossessionata da questo film, è il mio film preferito in assoluto, mi sono innamorata completamente della storia d'amore e come al solito, come uno con a Giuliva, mi metterò a piangere al finale perché è una storia d'amore troppo affascinante. Ora mi sono preparata, l'ho posizionato anche in alto. Io ve l'ho detto che piango sempre alla fine. Sempre così. Questo film non mi fa bene. Vediamo cosa abbiamo adesso da fare. Possiamo guardare Insta. Quindi facciamo un po' il telefono qua. Ok, la prossima cosa che dobbiamo andare a farci è lavarci il viso. La trovo una cosa abbastanza inutile a questo punto della giornata. Però vabbè, chi se ne frega. Sembra un mimo. In realtà io vado a fregare con questa spatolina. Dovrebbe agire in profondità. Lavare il viso implica anche spruzzarsi l'acqua alle rose da vera Visco Girls. E io pensare. L'ho pure ingerito una quantità indefinita. La prossima cosa che abbiamo da fare, ormai raga ci sto prendendo gusto, sono diventata super tecnica, è la merenda. Finalmente, anche perché ho una certa, ho fame. Di solito mia madre mi dà la frutta. Sto offendendo giù da basso e scommetto che mia mamma mi rifilerà anche la tisanina. Comunque da notare che io sono in maniche corte. Sfido la sorte perché in realtà è già quasi buio. Ci sono imposte chiuse, quindi non vedrete niente. Per merenda la mamma mi ha preso anche i biscotti. Ovviamente la mela è immancabile, vi avevo detto che me l'avrebbe rifilata. Però non mi hai fatto la tisanina depurativa. Ma non l'hai neanche lavata quella mela lì. Hai fatto proprio bene, sono dei biscottini al cioccolato. Cancella quel bene. Cosa dobbiamo fare ora? Merenda fatta, devo mettere la felpa. E poi pranzare, quindi la felpa si mette velocissimamente. E il pranzo credo che non farò nulla di così impegnativo perché ho appena finito di far merenda e comunque mi ha riempito perché era una melona gigante. Posso mettermi la mia bella felpa calda perché ho un freddo. Comunque amici, stavo andando a riguardarmi, sembra un po' una babiona, i miei vecchi musical.ly perché all'epoca si chiamava musical.ly. Questo. Ok, dopo questo momento di trash possiamo andare a fare il nostro pranzo cena. Da notare il pranzo molto light, molto tipo da uccellino. Dato che non ci sono più forchette userò un cucchiaio per mangiare l'uovo. Ma dai. Che occa. Mamma, ti sei davvero superata con questa ricetta, veramente. Io continuerò così. Appena ho finito ci riaggiorniamo. Allora amici, è tardissimo, mi sono anche cambiata. Questo non è un pigiama ma una tuta. Adesso dovrei studiare, è veramente veramente tardi. Poi mancherò solamente TikTok perché sono stravolta, ne farò uno perché non riesco a farne di più. Ok, allora amici, adesso possiamo andare a fare TikTok molto molto silenziosamente. Però ce la si può fare. Ne faccio uno che avevo fatto tantissimi 2 anni fa ed era stato uno dei primi e lo voglio assolutamente rifare. I just wanna...
Allora amici, non è stato facilissimo, ho fatto tipo una roba come 300 tentativi. Tardissimo, vi do la buonanotte. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche assolutamente. Vi ricordo che noi ci vediamo sabato alle 15 sempre con un nuovo video. Ciao amici. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to